Prosegue con grandi appuntamenti il Festival delle Nazioni di Città di Castello nell'anno speciale della 50esima edizione. Il fine settimana appena trascorso ha regalato agli appassionati ben 5 concerti in varie location dell'Alto Tevere. Venerdì sera il quartetto Prometeo si è esibito agli ex Seccatoi del Tabacco, Museo Burri, nella serata omaggio a Salvatore Sciarrino in occasione del suo 70esimo compleanno. Il quartetto Prometeo è considerato un riferimento assoluto dal compositore siciliano, da decenni tifernate a tutti gli effetti per interpretare la sua musica. E così è stato anche venerdì, di fronte ad un pubblico molto numeroso accorso a celebrare il compositore Leone d'Oro alla carriera nel 2016. Il programma del festival è proseguito sabato pomeriggio all'Auditorium Santa Chiara di San Sepolcro con la prima esecuzione assoluta di E immediatamente diventai sapiente, le turbatissime visioni di Hildegard von Bingen, spettacolo musicale col quale il Festival Tifernate conferma la sua peculiare attenzione per la nuova musica e l'impegno nella produzione di allestimenti originali e il conseguente coinvolgimento degli artisti e delle realtà musicali più interessanti del panorama contemporaneo. La nuova produzione, con musiche inedite commissionate al compositore catanese Francesco Maria Paradiso e testi del critico musicale Guido Barbieri, è un racconto in musica elettronica con flauto solista, soprano e voci recitanti, incentrato sulla storia della religiosa medievale Hildegard von Bingen. Sabato sera trasferimento al Castello Bufalini di San Giustino con le canzoni di Ludwig su testi e drammaturgia di Francesco Sanvitale. Infine domenica nell'oratorio San Crescentino di Morra è andato in scena il concerto dei finalisti del concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera e a Montone in serata la serata cinema con la proiezione del film Il vaso di Pandora di Georg Wilhelm Pabst e musiche originali di Daniele Furlati.